Buongiorno a tutti, sono Barbara Cagli, sono il referente chirurgo plastico della Press Unit del Campus Biomedico. Mi occupo da sempre di chirurgia della mammella, sia in ambito estetico che in ambito ricostruttivo. Si riceve una diagnosi tumore alla mammella e indubbiamente è una diagnosi complessa da gestire, soprattutto all'inizio. E quindi la consapevolezza, secondo me, è una parte integrante perché è fondamentale che la paziente sia parte attiva del processo di cura. La volontà viene in un secondo momento, perché dopo il trauma della diagnosi, perché è inutile nasconderlo, non è piacevole sentirsi dire che sia un tumore della mammella. Invece, la cosa su cui è fondamentale, diciamo, concorrere insieme, sia noi come medici, ma sia la paziente, è la volontà e la consapevolezza di voler arrivare a termine e vincere la partita, cioè guarire. E per fortuna il messaggio accanto alla diagnosi che diamo sempre è quello che oramai c'è un tasso di guarigione elevatissimo, e quindi ricordiamoci sempre di non scoraggiarci, ma di affrontare con tanta grinta questa battaglia. Questa diagnosi penso che chiunque di noi reagirebbe con il timore, no, di perdere la vita, no? Perché questa è la prima cosa a cui penso, insomma, le pazienti pensano, ed è la cosa più umana e normale del mondo. Io da chirurgo plastico sono un po' una privilegiata perché non ho il compito, per fortuna, di dare io la diagnosi, ma le mie pazienti lo sanno. Quando mi incontrano la prima volta, io la prima cosa che dico è: io sono la parte, questa è la visita positiva del suo percorso, e questa è forse la cosa che amo di più del mio lavoro ed è il motivo per cui ho iniziato a farlo. Per cui noi siamo un po' una visita che guarda al futuro, no? E questa è la cosa più bella. E quindi entrano con tantissime paure e incertezze, e spesso sono contenta di potervi dire che escono con una speranza assolutamente concreta invece di poter guarire e pensare anche a guarire bene, no? Perché poi oggi la cosa importante è che la diagnosi di tumore mammella è accompagnata da talmente cure ultra specializzate che anche da un punto di vista proprio ricostruttivo si parla di mastectomie estetiche e di ricostruzioni estetiche, proprio perché stiamo cercando di fare ogni giorno meglio, e quindi anche le nostre ricostruzioni siamo migliorati, sono migliorati i nostri senologi a fare le mastectomie, e perché no, siamo migliorati noi chirurghi plastici a fare le ricostruzioni. Tra la visita, io ho sempre pensato e penso sempre che è importante dirsi, raccontarsi la verità, no? E quindi, anche se parliamo di mastectomia estetica, di ricostruzione estetica, non possiamo paragonare una ricostruzione mammaria a una mastoplastica additiva, no? E quindi questo è un concetto importante. Lo è soprattutto, secondo me, per le pazienti che magari non hanno un tumore ma hanno una mutazione genetica. E quindi forse la consapevolezza più difficile da far maturare da questo punto di vista è per chi fa l'intervento profilattico. Perché sinceramente le pazienti che hanno un tumore alla mammella hanno un'altra aspettativa, un'altra prospettiva, hanno talmente tanta grinta e un nemico davanti da sconfiggere che accettano molto di più tutte le conseguenze. Invece, giustamente, è molto difficile per chi fa un intervento senza avere il tumore, ma soltanto per abbattere, diciamo, il rischio di svilupparlo nel corso della vita, è molto più difficile, cioè le aspettative sono molto più alte, per cui è molto importante dover essere sinceri ed informare accuratamente le pazienti che l'aumento del seno per estetica è una cosa, la ricostruzione mammaria è un'altra. Il non ricostruirsi, ovviamente la chirurgia ricostruttiva è una scelta che il paziente è libero di accettare, ma non è obbligato ad accettarla, quindi c'è un consenso informato e il paziente in qualsiasi momento può decidere di non procedere alla ricostruzione. Io sono un po' di parte perché ho dedicato tutta la mia vita alla ricostruzione mammaria, quindi diciamo che non lo riesco neanche a concepire, ma lo rispetto in chi fa questa scelta. Un po' diverso è un po' di estremismo che sto vedendo negli ultimi periodi, perché noi ogni tanto dall'America, purtroppo, sentite, permettetemi di dire che ereditiamo non sempre delle cose così positive. Quindi in America oramai è una realtà il movimento going flat, che vuol dire rimanere piatte, che continuo a ribadire rispetto ma non condivido, perché non bisogna esagerare anche a, insomma, degli estremismi. Ci sono delle pazienti che hanno, diciamo, purtroppo non sempre c'è la possibilità di ricostruire, una fetta piccolissima delle nostre pazienti, ma può capitare in alcuni casi selezionati di non poter fare immediatamente la ricostruzione. Allora lì è una necessità di rimanere senza seno. Altrimenti io da donna mi sento di dire che noi donne la mammella è proprio il nostro organo simbolo, e quindi spero, insomma, di poter cercare di spiegare alle pazienti che non è un vezzo ricostruire la mammella, ma fa parte proprio di ripristinare la nostra integrità di donne, quindi è qualcosa di profondamente diverso.
Due parole su Donna per Donna, io sono parte di questo comitato promotore e sono molto fiera perché questa iniziativa è nata alla fine del 2018, quando tutti vi ricorderete è scoppiato tutta la, diciamo, il caso del VLCL, che è questa forma di linfoma molto raro associato alla capsula periprotesica degli impianti mammari. E noi quei mesi abbiamo tutti subito come chirurghi plastici tantissime difficoltà perché siamo stati ore e ore a spiegare ai nostri pazienti, che giustamente erano spaventate, a cercare di fare chiarezza. E da lì abbiamo fatto una prima brochure e, come tutte le cose, l'appetito viene mangiando, ci siamo resi conto quanto era importante informare le nostre pazienti. Abbiamo creato questa Ollus e siamo chirurghe plastiche e senologhe, quindi anche questo binomio secondo me è una cosa bellissima. Donne, non perché siamo femministe, ma perché molto spesso, per fortuna, noi donne siamo più rappresentate, cioè siamo tante donne che fanno questo mestiere, e ci siamo unite per tutta Italia, quindi dal nord al centro al sud, ci riunivamo su Zoom a ore improponibili della sera e piano piano siamo diventate una realtà. Quest'anno siamo andate in Senato a presentare cosa? Intanto vorrei ricordare a noi italiani, che siamo un po' un popolo diventato un po' lamentoso, secondo me, che siamo dei privilegiati, perché abbiamo un qualcosa di, secondo me, da preservare, come il sistema sanitario nazionale. Non diamolo per scontato, perché ancora oggi, con tutto che ci sono tantissime difficoltà da superare, la ricostruzione mammaria è offerta dal sistema sanitario nazionale. Le pazienti non hanno nessun onere, né per la mammella ricostruita, né per la mammella sana. Questi sono costi che il sistema sanitario nazionale, diciamo, non sono spese così banali. Quindi ecco, non dobbiamo sempre parlare male, ma dobbiamo ricordarci che siamo comunque fortunati rispetto agli altri paesi. Accanto a questo cerchiamo sempre di migliorare, e quindi quello che ci siamo accorti è che i DRG, che non sono altro che il rimborso che il sistema sanitario nazionale dà per ogni prestazione, per ogni ricovero legato alla patologia mammaria, sono di vecchia data e non sempre corrispettivi all'impegno e alla fatica delle procedure. E quindi quello che abbiamo voluto chiedere al Senato è di rivedere un po', in questo grande momento di cambiamento, no? Dove abbiamo anche tanti fondi dal PNR, insomma, cerchiamo di, soprattutto per le mammelle profilattiche, era un po' il discorso, a chi ci ascolta lo spieghiamo, chi ha una mutazione genetica è consigliabile fare degli interventi profilattici, vuol dire di prevenzione, perché sono pazienti ad altissimo rischio di sviluppare nel corso della vita un tumore della mammella. Ecco, in quelle pazienti che non hanno tumore, i rimborsi sono veramente molto molto esigui, variabili da regione a regione, ma sempre molto bassi. E questo non ci consente sempre di poter magari scegliere il meglio per le nostre pazienti. Noi penso che ci riusciamo lo stesso, perché ci impegniamo tanto, però sarebbe più giusto adeguare un pochino quelli che sono i DRG e l'importo a quello che è poi l'impegno che sia le persone, sia le spese mediche, sia gli impianti, tutti i dispositivi che utilizziamo. E quindi siamo andati al Senato a farci un po' sentire in tal senso. Non sempre è facile poter usufruire di tutte le possibilità, no? Perché ci sono a volte anche dei materiali che noi usiamo in sala operatoria che hanno un costo incredibilmente alto. Quindi la richiesta era quella un po' di ricalcolare questi DRG sul modo da poter offrire, diciamo, anche materiali un po' più costosi, non dico in larga scala a tutti, però nei casi selezionati anche il poter scegliere e personalizzare la tecnica ricostruttiva. Però accanto a questo, ecco, c'è proprio la necessità di riaggiornare i DRG, perché poi sono regionali. Quindi c'è una grandissima disparità tra regioni, e quindi secondo noi, ecco, bisognerebbe fare, anche perché quello che abbiamo calcolato, che sono molto poche, cioè le pazienti che affette da tumore, per fortuna la gran parte fanno una chirurgia conservativa, vuol dire che tolgono una parte e non tutta la mammella. Quindi i DRG, quelli deficitari, sono invece riguardano le asportazioni complete della mammella. Quindi stiamo parlando anche di numeri. Perché abbiamo fatto questa richiesta? Perché è una richiesta possibile e sostenibile, quindi non stiamo parlando di richiedere uno sforzo oltremodo grande. E quindi a volte non si dicono queste cose perché sono veramente delle realtà ultra specialistiche. E quindi penso che si dovrebbero proprio creare, quello che abbiamo chiesto proprio nelle BRES unit, di creare dei percorsi che anche il Sistema Sanitario Nazionale rimborsa adeguatamente. Però ricordandoci sempre che, insomma, non ci dobbiamo lamentare totalmente del nostro Sistema Sanitario Nazionale.